are freelancers. Allora, abbiamo sì una missione da fare, ma anche dobbiamo tornare da Mattias. Aspetta. Non avrei dovuto scavare così a fondo. Dov'è? Qua. A parte che di là indica qualcos'altro. Vabbè, vediamo. Eccolo qui. Cosa ci dici? Specialista? Specialista? Sì, eccellente, sei qui. Mattias, ti serve qualcosa? Se mi serve qualcosa... Oh, no, no, ho io qualcosa per te. Ricordi la strana energia emessa dalle rune? Ricordo che ne parlavi mentre le recuperavo. Sono riuscito a isolarla e a identificarne la sequenza. L'ho passata al tuo codificatore. Che ora può aiutarmi a trovare quelle rune invisibili? Sono fondamentali per svelare un altro impenetrabile mistero. Quindi vuoi che vada a cercarne altre? Sì, più sono meglio è. Quando ne avrò a sufficienza potrò individuare la posizione del manoscritto Elisio. Ne sono sicuro. Anzi, sicurissimo. Ho diversi indizi. Promette bene. Ci aggiorniamo. Va bene, Mattias. Ok. Quindi... Ok, completato. Ma tu hai qualcos'altro per noi? Ah, ecco, punto. Contratto. Ah, ecco quel simbolino. Contratto. Per aiutarmi. Ho diverse questioni da sottoporti. Come il ritrovamento di altre rune. Va bene, vediamo cosa dice. Mattias è convinto che la scoperta del sistema segreto di rune utilizzato dagli antichi arcanisti sia fondamentale. Ah, ma questo avevo già letto. Il gruppo ha tutte le rune che riesce a trovare per aiutare nella sua ricerca. Ma è... cioè, è sempre la solita missione. Cioè, sarà sempre la solita missione, ok. Ma vabbè, mettiamola in lista, va bene. Mettiamola in lista. Poi... quindi qua c'è un altro contratto, allora. Aspetta, a vedere. Ah, da Bryn, la sentinella. Sì. Aspetta. Generale Elena Tarsis. Primo lanciere a comandante della regione dell'Aurora. Elena Tarsis è l'eroina più famosa e celebre dell'umanità. Il generale non amava parlare del proprio passato, perciò le informazioni al riguardo scarseggiano. Secondo il libro di Tarsis, era l'unica sopravvissuta di un gruppo di schiavi fuggiti. Ma che parla? Non fatelo! Ma sta guardando la televisione? Non lo so. Vabbè, Tarsis, insieme al marito Garrett lo storico, è l'inventore Arden Bassa. Reclutò e addestrò un esercito per rovesciare gli Urgot. L'hanno fatto. Alle porte dell'Aurora Tarsis cade in battaglia fermando un ultimo atto di vendetta. Un ultimo atto di vendetta degli Urgot. L'assalto all'insediamento umano di Antium. Poco tempo dopo la sua morte, alcuni affermarono di averla vista vicino ad Anshar, facendo nascere la convinzione che un giorno sarebbe tornata, ispirando la costruzione del tempio intitolato al sentiero di Elena. Le azioni di Tarsis sono state politicizzate senza pudore. La via della forza, la via del coraggio, la via della risolutezza. Queste azioni dovrebbero essere considerate nell'insieme e non come un esempio che definisce un'intera fazione. C'era una pagina, si vede. Scusa, io... esatto. Ci rincontriamo. Specialista? Che combinazione vederti qui. Era un tentativo di battuta, Bryn. Sto provando qualcosa di nuovo. Ma non credo faccia per me. Devo dire però che sono colpita dal modo in cui hai affrontato le missioni. Specialisti, portiamo sempre a termine l'incarico. Non sempre, da quel che ho sentito. Chi lo dice? E tu credi a ogni cosa che senti in giro? Ammetto che dai l'impressione di essere esageratamente affidabile. Esageratamente? Piacevolmente? Sorprendentemente? Ti hanno mai detto che ti comporti in modo un po' strano con le persone, Bryn? Oh, molte volte. Come fai ad avere un'opinione sugli specialisti se io sono il primo con cui hai lavorato? Dalle serie radiofoniche. Una serie. E dalle altre sentinelle. Era una serie radiofonica. Hai pensato di diventare una sentinella? Troppe regole.
Mi è stato chiesto, ma l'idea non mi ha mai entusiasmato. Davvero? Davvero. Tu sembri brava in quello che fai, ma per me ci sono troppe regole e restrizioni da seguire. Regole e restrizioni mantengono l'ordine nel mondo. Un posto per ogni cosa. Questa frase sembra piacerti molto. La preferita di mia madre. Anche lei era una sentinella. E anche lei adorava le regole. Collaborare con gli specialisti senza autorizzazione è contro le regole, o sbaglio? Se le sentinelle non si adattano, il forte non resisterà a lungo e non resterà niente da proteggere. Per adattarsi, però, dovranno infrangere le regole per uno scopo. Stai dicendo sciocchezze? Ci si vede. Potrebbe accadere, in teoria. Ah, quindi era un dialogo così. No, con Brin, quindi... i compiti sono finiti per ora. Ok. Ah, pure qua c'è contatto, aspetta. Ah, qua, oh madonna. Contratto. Ciao di nuovo, Brin. Specialista, ciao di nuovo. Già che ci siamo, ci servono più informazioni su un'insolita attività dei metamorfici. Se avessi tempo di dare una mano alle sentinelle... magari la... penso io. Basta che mi passi i dettagli quando li hai. Sì. Va bene. Ok, allora io l'attivo. Adesso vediamo. Prima, di certo, facciamo quella là che eravamo attivato, la prima. Non mi ricordo più con chi. Ah, forse sì, con quello che ci ha raccontato la storia di Liberalia, va bene. Va bene. Vediamo. Allora, abbiamo spedizione. Cambia missione. Allora, quindi ce le fa come contratto, forse, dalla seconda in poi. Spero non siano infinite, eh. Spero che a un certo punto si fermi. Questo qua, quel che fanno gli specialisti. Avviamo. Eccoci qua. Guardiano, tempesta e colosso, vai, uno per tipo. Cerchiamo di mantenere in vita gli altri. Tesi, la specialista Wright ha iniziato la sua ricognizione. Qui Wright, come ha detto lui, sono in cammino. Vediamo cosa possiamo fare, Wright. Vediamo non ci siano bug strani, che uno per classe mi sa che è il top. Così siamo pronti a ogni situazione. Indicatore sismico installato, ok? Avvialo. Odio questa parte. Mi rende sempre nervosa. Ricorda, questi test attirano gli animali. Non ho mai capito il perché. Assicurati che gli arcanisti stiano bene. Hai capito? Ricevuto. Darò gli occhi aperti. Aspetta, devo avvicinarmi un attimo. Vedi, succede ogni volta. Sono infuriati. No, e là. Tieni per mannare lontano dagli arcani. Aspetta, ok. Qua lo scudo. Ci manca solo che muoio per degli animali. Ah, ma devo stare dentro qui, scusate. Magari. Forse okay. Dovrebbero svolgere test che non infastidiscano gli animali. La scienza, vali a capire. Oh. Andiamo qua. Ok. Aura ghiaccio. Ok, è fatta. Ah, ho l'aura di ghiaccio. Ho assorbito il ghiaccio dal nemico. Bene, bene, raggiungi il prossimo gruppo. Io mi assicurerò che questi arcanisti tornino indietro sani e salvi. Prossimo gruppo è di là. Sbaglio sempre strada. Il primo gruppo ha finito. Nessun animale rabbioso. Che fortuna. Forse. Strano. Mi dirigo alla prossima posizione.
qua. Ho trovato il secondo sito. Credo arcanisti. Già, ok. Cerchiamo la presenza di tracce energetiche nell'area. Di qui. Sì. Diamo l'arma, la mossa suprema. Qua ci sono metamorfi. Ok. E surriscaldato, vabbè. Boh. Attenzione! C'è un grosso metamorfico! Non tentare di sfondare lo scudo! Aggiralo! Tutto chiaro? Qual è il grosso lui? No, non penso. Ok. Perfetto. Dobbiamo tornare. Si vedono arcanisti qui. Dove saranno? Nessun cadavere. Bene. Devono averli presi metamorfici. Ma perché catturare degli arcanisti? Forse perché sanno molto delle cose dei creatori. Conoscenze preziose per i metamorfici. Possiamo rintracciarli? Sì, vai! I metamorfici rubano tutto quello che possono. Per questo cerco la traccia energetica e gli strumenti arcanisti. Continuiamo a ricevere il segnale. Sì, non è lontano. Aspetta, che... Ok. Mi sono un attimo surriscaldato. Ah, di là. Un accampamento. Visto? Sì, ci sarà da combattere. Guarda quanti sono. Madonna, aspetta. Nemmeno a me. Una torretta? Devo... Boh, guarda quanti sono. Sì, ho notato. No, un attimo. Ok. Torno su. Vedo munizioni in quantità da queste parti. Occupatene. Ok. Poi ci sono questi. Dato. Bastardo. Meglio l'altro, va? Esatto. Sì, ottimo lavoro. Oh, ci vai bombetta, li ha presi tutti, sì. Non sento Wright da un po'. Troppi metamorfici pericolosi nell'aria. Una brutta faccenda. Ok. Tutti lì si stanno creando. In testa. Beh, non c'è. Colgo. Perfetto. Altro oggetto. Tutti miei. Ottimo. Visto che funzionano bene le quattro classi insieme. È morto. Ah, là c'è qualcosa da raccogliere. Aspetta. Quello è... Sì, è lui. Che cosa? Chi? Il grosso metamorfico. Fauci di ferraia. È già morto. Farò del mio meglio. È già morto, eh. Sistemato. Niente più fauci di ferraglia. Prendi questo, fauci di ferraglia. Ma siamo sicuri che è difficile? Ecco fatto. Siete liberi. Non potrò mai ringraziarti abbastanza. Prima che arrivassi tu, non avevo idea di che cosa sarebbe potuto accadere. Gli arcanisti sono in salvo.
Solo qualche graffio. Avvisa le sentinelle di venirli a prendere. Già fatto. Bene, qui non c'è altro da fare. Senti la specialista Wright. Ricevuto. Beh. Su. Ok. Wright, vedi metamorfici nella tua zona? Specialista Wright. Non risponde. Tu, vai laggiù. Mi hai sentito? Forte e chiaro. Aspetta, colgo cosina. Posso, ok, sono rinfrescato un po'. Guarda qua. Pesa lui. Ah no, no, me l'ha dato. Oh, bombetta. Ho localizzato l'accampamento. È un caos e non c'è traccia di Wright e degli arcanisti. Soltanto metamorfici. Maledizione. Dove sei, Wright? Ci sono sempre questi qua di mezzo. Ok. Questo ha lanciato la suprema. Sì, io non lo uso perché tanto non mi serve. Potrei farlo, però magari poi succede qualcosa. O potrei aver bisogno di vita, sai. I metamorfici non si sono mai avvicinati così tanto a Fort Arsis. Non scherzano di certo. Aspetta che prendo roba. È morto. Ne sbucano altri. Olè, neanche il tempo di apparire. Ok. Ah, questo è un nemico. Sta uscendo uno alla volta, non so. Ah, c'è l'oppressore. Morto. Già, non c'è traccia degli arcanisti o di Wright. Perlustra l'area, provali. Vediamo. Indica di qua. Indica di qua. Qua dentro. Sono numerosi cadaveri di metamorfici. Lontano dall'accampamento. Niente può sfuggirmi. Right. Ah, eccola. Sembra una guerra. Quella. No, ho preso il muro. Sei un po' in ritardo per la festa. Right. Non, se non mi inviti. Taglia ghiaccio. Olè, esploso. Li ho trovati. Un po' ammaccati. Ah, qui. Wright si è difesa bene. Si puoi scommettere. Oh, bene. Molto bene. Le sentinelle sono già in cammino. Bene, ce l'hai fatta. Mi sono venuti i crampi al dito. Ok, missione completa. Beh, missione piuttosto semplice. Sì, sì, io l'avevo impostato a difficile, però non è che abbiamo fatto tutta sta fatica, voglio dire. Rispetto ad altre, magari.
Vediamo un po'. Soldato, va bene. $3,250. Ok. Bonus alleanza aggiunto. Vabbè. Ok, cosa ho sbloccato? Nuovo strale sbloccato. Volendo portarsi poi uno dei strali di base attualmente bloccati. Ok. E abbiamo aggiunto il livello 8, è vero. Va bene. Poi alabarda criogenica. Vediamo. Questo cos'è? Grido di raduno. Rimuove tutti gli effetti di stato per te e i tuoi alleati. Ah, vabbè, non è che, voglio dire, finora effetti di stato non è che ne abbiamo avuti, voglio dire. Vabbè. Poi fucile a pompa, fucile d'assalto. Ah, scarica da 4 colpi. Mi sa che è uguale a quello che abbiamo già, però forse un po' più forte. Può essere. Va bene. Andiamo alla fucina, da... no, andiamo a Fort Tarsis, va. Andiamo a Fort Tarsis. Bene, sì, sono alla fine, no, poi sono andato un attimo nella fucina, ho sbloccato il guardiano come strale, ma non l'ho equipaggiato. Peccato che ho scoperto che quando tu sblocchi un nuovo strale, lui in automatico ti, tra virgolette, resetta il vecchio strale che usavi. Io ho dovuto un attimo rifare le pitture, così, così, il tessuto, bla bla bla. Va bene. E dunque dovremmo andare là. Però noi avevamo dei contratti, quasi quasi. Facciamone uno o due, vediamo. Almeno per vedere anche se sono le stesse missioni. Le stesse missioni. Cambia missione. Esatto, due ne avevo attivati qua. Runerca, aiuta Mattia, sei arcanistico con il lavoro sul campo. Vediamo. Difficoltà difficile, vai avvia. Mia spedizione. Ok, vediamo un po'. Ah, questo era completo. Il filmato era completo. Non ha trovato nessuno. Ok. Armatura pronta all'azione, Mattias. Hai qualche dettaglio da darmi? Ah, siamo in tre. Sarebbe fantastico se potessi andare a controllare un mio vecchio campo di ricerca. Come te la cavi con le riparazioni? Ok, capito. Oddio. Me ne ero accorto. Siamo tempesta guardiano. Siamo solo in tre. Vediamo un po'. Oh, c'è qua. Ok, in acqua. Boh. Siamo raffreddati. Forse l'ho fatto più bianco di prima. Boh. Sarà tipo il tessuto, forse che... tessuto e il materiale che ho usato. Sono felice che tu abbia accettato. Posso che... predatori, le cose si complicano. Andiamo un attimo che riparo. E uno. Aia. Bene. Se non ti sbarazzi di questi animali non possiamo dedicarci alle riparazioni. Aspetta, usiamo l'altra. Ok, che è meglio. Questo è nuovo però. Anrisauro, boh, qualcosa. Oddio. Porca. Ah, sputacido. Ok, è andato. Sempre un piacere vederti sopravvivere a scontri come questo. Madonna, questo come viola. Vabbè. Continui a fare progressi, grandioso.
Ah, si è aggiunto un altro. Ah. Finito. Lavoro eccellente, davvero. Ci sarebbe una questione importante da risolvere. Non ti ci vorrà molto. Cioè? Ho trovato un passaggio che descrive dove si trovano altre rune arcaniste. Ti segnalo l'area. Madonna. Segnalo l'area. Eccola là. Beh, che tanto. Ci teletrasportiamo. Il posto è questo. Se le mie fonti sono corrette, le rune si trovano nelle vicinanze. Qua ce n'è una. Vediamo cosa troverò. Ho vista. Ecco. Sì, di sicuro non sarà tutto. Un po' di gente, quasi quasi. Mi sa che è il momento. No. Fermi tutti. Che bordello, non si capisce niente. Aspetta. Non ho più lo scudo. È vero che quelli sputano acido. Ok. Caricare tutto. C'è qualcuno che congela proprio bene. Operaio superiore. Ok. Ok. Quello è morto così. No, ma sempre quello che sputa acido, becco. Porca vacca. Ah. Là c'è qualcosa da raccogliere. Ah, ma qui c'è un nido, aspetta. Prima che ne sbucano altri, sai. Magari. Ok. Oddio. Dai, va. Andiamo. No, è adesso una questione di cruciale importanza. Mi servirà il tuo aiuto. Devo indagare su un vecchio accampamento di metamorfici. Ok. Recentemente ho rilevato dei picchi energetici. Andiamo a dare un'occhiata. Potrei aver sbagliato, però. Ok, a posto. Andiamo. Tanto comunque si ricarica piuttosto in fretta. Ho notato che poi la barra aumenta in base anche a quante uccisioni fai. Più uccidi, più si ricarica veloce. Vediamo, c'è un po' di acquetta. Sì. Ok, fatto sbatto. Ok. Segnali di energia provengono da frammenti, ma non ci sono manufatti. Chissà cos'è successo. Rigenerazione limitata, ecco qua. Potrebbe essere già un po' più difficile, vediamo. Segna di qua. Inizio a non fermarti. Qua. Frammenti recuperati, dov'è? Oh, non lo vedo. Sparando. Avevo pochi colpi. Ok. Attenzione, sì, sembravo di ghiaccio, l'ho fatto veramente bianco stavolta. Cioè. Ok, no, segnava qui, ma continui a fare progressi, grandioso. Boh, vabbè, ci stanno pensando loro. Non lo so, beati loro che trovano. Così può bastare. Splendido lavoro. Specialista, per me è tutto oggi. Hai fatto un lavoro splendido. A presto. Missioncina veloce veloce. La ricerca contratto, rune arcanistiche completato, va bene. Guadagniamo qualcosa almeno. E poi ci abbiamo un'altra. Un altro contratto da fare.
Vediamo un po' che ricompense ci danno. No, quello fucsia fa un po' impressione. Soldato, vabbè, ok. Ok, 3150. Va bene. Ok. Livello 9. Rango 5 alleanza. Va bene. Vado, rinforzo dello scudo. Aumenta significativamente gli scudi dello strale. Va bene. Potenziamento della conduttività. Mente dai elettricità. Sì. Ma. Occhio del rapace. Fucile di precisione non comune. Elevata precisione dalla lunga distanza. Diminuo 10% rinculo mirato. Un intercettore, aumenta... no, nulla che proprio mi interessi, poi scomporrò io. No, andiamo, ah, forse ho capito, andiamo nella zona di lancio, che dalla zona di lancio, cioè, ti evitano, se tu adesso tipo non vuoi cambiare equipaggiamento, non vuoi fare nulla, anziché andare a Fort Tarsis, vai e fare spedizione, al solito, vai nella zona di lancio e forse parti più rapidamente. Penso, Adesso proviamo. È una cosa che hanno messo... Nella demo non c'era, ovviamente, essendo una demo. Ok. Boh. Aspetta. Ah, posso fare solo un salto qui. Qua c'erano le... Esatto, avvia spedizione. Questo da qui. Cambia missione. Possiamo fare... questa. Ci mancava. Ok, per Brinera. Ok. Sì, è un sistema più veloce. Tutto qua. Se non vuoi cambiare equipaggiamento, armi, eccetera, poi tutto, tieni tutto uguale, vai direttamente qua. Ecco. Beh, insomma, cosa buona. Ok. Oh, due intercettori, eccomi, una tempesta. Qui. Da dove cominciamo? E un guardiano. I metamorfici stanno accumulando armi. Distruggile prima che possano usarle contro il forte. Aspetta. Io sto andando di là. Indicatore non sempre ben visibile. Ok. Wow, i metamorfici hanno accumulato parecchie armi. Assicurati di eliminare tutte le loro scorte. Ok. Allora. Qua c'è qualcosa. Ah, una roba. Beh, non è il momento. Scavo dei metamorfici. Vabbè. Ok. Qualcun altro. Di qua. Sì. Vediamo come faranno i metamorfici a sparare con dei rottami. Ah, secondo me si adattano. Eccoci, quello più grosso. Fammi cambiare arma. Ok. Ecco. Quello sta facendo scintille. Sono in due. Rischiamo? No. Via. Oh, c'è uno ferito. Aspetta.
Arrivo. Mi stai dando una mano te? Va bene. Ok, sai che è andato praticamente. Stiamo massacrando. Combatta. Anche a distanza ravvicinata, eh. Cioè, oh, c'è uno qua. È mio. Ok. Siete un po', ragazzi. Esploratore, occio. Questi mi... Ok, facciamo così. Voilà. Voilà. Carneficina. L'oppressore esiste un po' di più. E che posso anche allontanarmi. Opla. Qua ho fatto i miei danni. Qua. No, non volevo volare. Qua quanti sono? Bombetta. Ma che li ho presi tutti. Oh. Esplosione. Prendere cose. E anche l'ultima scorta è distrutta. Anche okay. La morte ci non farà certo piacere. Ah, ho capito adesso. Con l'effetto aura, praticamente assorbiamo gli effetti di stato e li diamo ai nemici, praticamente. Ah. Dove sono? Chi è rimasto? Oh, qui c'è della roba. È finita. Ah, ok. A quanto pare c'è dell'altro. I metamorfici cercano i macchinari arcanisti. Trovali prima di loro. Subito. Ok. Quello è già arrivato. Andiamo a finire. Prova i macchinari arcanisti. Ok. Mamma mia. È morto. Aspetta. Ok. Dato. Aspetta, il macchinario. Ecco qua. Iniziamo a estrarre i dati. Dobbiamo stare nell'area qua, forse. Sì, dobbiamo stare qua dentro. Credo, se no si... Sì. Aspetta. E ciao. Che mira di merda. Ok. Eppure loro stanno là. Guarda questo. Qua se io vado via. E infatti, vedi? Bisogna stare qua dentro. Vediamo se l'hanno capito anche gli altri. Ok. Infatti. E sparisci. Ok.
Ok. Oh, a posto. Faccine un altro. Fatto. Hai tutti i dati. Quella. Posto, elimina i nemici rimasti. Ok. Ora mi sa che ha attivato la suprema. Oh, ce n'è uno là. Ok, a posto. Tutto fatto. Bene. Non abbiamo finito. Trovi che silenziare il manufatto dei creatori attivo sia divertente? Perché ne ho uno per te. Ricevuto, ci penso io. Ok, quindi c'è il manufatto da silenziare. Allora forse servono gli echi. Oh. Generazione limitata. Ok. Ok. Come lo silenziamo? Sto colpendo un po' così. Beh, prima elimina i nemici vicino al manufatto, sì. Vediamo. Ah, c'è uno là. Sembra che ci servano dei frammenti per silenziare questo manufatto. Ah, sì, ok. Frammenti recuperati. Oddio. Quanti sono? Tanti. Cioè, qua ci sono due tipologie di nemici qua. Ok, qualcuno l'ha preso. Cavolo di scudo. Ok. Occhio. Vediamo la suprema. Ok. Questo che ero già qua. Vai, demoliamolo. Ok. Perfetto. Poi qua c'è un frammento. Porto là. Un metamorfico. Ed è piuttosto grande. Ah, mentre trasporto le cose non posso volare. Ok, mancano due. Professore metamorfico superiore. Fanno un po' a caso. Madonna, già col fuoco siamo subito surriscaldati. Aspetta. Intanto posso prendere i frammenti, no? Qui? Dov'è che è? No, indica di qua. Su di su. Poi qua. No, non devo far esplodere cose, no, eh. Vabbè. Vabbè, scusate la mia distrazione. Stavo guardando. Ok. Vai che gli sto prendendo i serbatoi. Ok. Maledetto, mi ha incendiato. Ce l'hai fatta! Occhio, occhio, salute bassa, aspetta. Aspetta. Ah, uno è ferito. Arrivo, eh. Ah, ci ha già pensato un altro, ok. Ci
ci è mancato poco. Ce n'è un altro. Ok, questo ha lasciato vita. Ok. Mancano sempre due frammenti, non c'è più l'indicatore. Qui forse. No, cos'è sta roba? Una bomba, boh. Serbatoio. Vabbè, qualcuno comunque li sta portando, meno male. Dov'è? Qua ogni tanto escono scorpidi. Schifo. Ok, ma dov'è l'ultimo frammento che non lo troviamo? Tutti i metamorfici sono stati rimossi. Ah no, ok, a posto. Vittoria per il forte. Grazie per aver eliminato quei metamorfici. Ok. Contratto completato, perfetto. E avevamo ancora la suprema. Gli si era già ricaricata. Ok. Spedizione terminata. Vediamo un po'. Soldato. Ok, 3550. Va bene. Ultimo. Ultimo della squadra. Vabbè. Ok. Siamo a livello 10. Bene. Ok. Sbloccato. Livello slot consumabile sbloccato. Ah, è vero che ci sono anche consumabili, sì. Poi nuovi progetti di consumabili sbloccati. Va bene. Ok. Sì, i consumabili sono quelle cose che usi una volta sola e poi basta. Praticamente, cosa abbiamo? Testa di martello, fucile d'assalto, potenza d'attacco più alta e cadenza di tiro più bassa tra i fucili d'assalto. Più 9% danni da fuoco. Poi potenziamento del sistema d'attacco. No, l'ho letto, sto leggendo anche. Esecuzione, pistola di grosso calibro. Un doppio colpo dall'eccezionale potenza. Ma le pistole... Scudo di energia deviata. Ah, ok, il solito che aumenta gli scudi diminuisce la corazza. Va bene. Ah, questo vorrei provare. Vabbè, vediamo. Fucina. Andiamo alla fucina stavolta. Allora. Sistema di supporto. Ah, questo avevo già, già che non avevo guardato forse. Non avevo guardato l'altra volta. Ah, ma è ok. Questo qua è, essendo il sistema di supporto, ci va a sostituire. Ah, beh. Ah, beh, se ci va a sostituire questo che è inutile, non lo usiamo praticamente mai, mettiamo magari questo. Poi, come armi, al posto del protettore, questo qua, testa di martello, sì, ha una cadenza più, poca cadenza, però mettiamolo che lo voglio provare. Ok, questo lo teniamo e basta. No, basta, perché non c'è
Aspetta. Adesso possiamo creare stelle al plasma più forti. Allora facciamolo. Che con le stelle al plasma le trovo molto bene, devo dire. Quindi possiamo crearla. No, manca una quintessenza. Cazzarola. Allora aspettiamo. Aspettiamo. Ma se tipo... Aspetta, se... No, qua. Se io... posso scomporre le robe? Aspetta, sì. Cioè sì che si può. Però se io per esempio scompongo una roba a caso, per esempio questo qua che non lo uso, cosa ci ricavo? Parti di intercettore. No, la quintessenza la trovo per forza in giro. Va bene. Ok. Va bene. Ma direi che possiamo anche uscire. E vediamo. Non so se... No, beh, magari dai, proseguiamo con la storia, va. Sto dopo queste due missioni un po' di contorno. Sì, oddio, sono simili alla fine. Cioè, no, beh, simili. Di base uguali a quelle che avevamo già fatto. Però, non so, c'è comunque un minimo di diversità c'è, ecco. C'è. Qua sulla mappa... Beh, c'è un po' di gente con cui parlare, ma secondo me sono dialoghi un po' così per... diciamo, di lore, ecco. Di trama, di lore, ma nulla di che. Per carità, finora la trama a me sembra interessante. Poi qua però c'è uno, abissi nascosti, ecco, vedi? Missione agente, ecco, magari andiamo qua. Secondo me quella è una missione secondaria. Perché come missione principale mi indica questa, che è trovare dei vecchi amici. Ma io prima... andrei qua, sì, abissi nascosti, dai. Andiamo lì.